visto preparare una ricetta in TV in La cucina di Tada e vorresti provare a rifarla? Niente di più semplice. Premi freccia su ed entra nella sezione dedicata alla cucina. Metti in riproduzione il filmato e buon appetito! Tada! Non te lo aspettavi, eh? Parte dedicata alla cucina, vi abbiamo promesso tanto divertimento, la sottoscritta insieme allo chef bravissimo, giovanissimo, sto parlando di lui, Paolo Tachini. Buonasera Carlotta, buonasera telespettatori e niente, siamo carichi? Siamo carichi, siamo in questa prima carichi. Giornata di primavera che ha portato un po' di confusione. Ci ha portato confusione, ma è il bello, non della diretta. Serve il bello per svegliarci, esatto, no? Della svegliatevi primavera. Bambine. Ci stiamo risvegliando dal torpore dell'inferno, sì, dell'inferno, dell'inverno. Vedi, ti ho detto che sono un po' dantesco oggi, pensa all'inferno. È vero, dai. Si inizia bene. E quindi niente, a parte oggi tutto... Oggi sei degli anni 1300, sì, sì, sono medievale, ma andiamo a fare una ricetta che guarda oltre invece, futuristica. Beh. E futuristica. Pasta, che ricetta asparagi, andiamo a fare? Uovo e tartufo. Esattamente. Tra l'altro ci tengo a dire che è stata censurata questa pasta. Perché io avevo messo un ride sotto baffi, ride. Cosa avete combinato? Io avevo messo e un altro che nome. Sta ridendo. Perché sta ridendo? E invece la censura, mi è stata censurata la pasta, no? Perché avevo messo un nome incredibile e niente, pasta. No, era troppo lungo, a parte le battute. Avevo messo un nome era tipo... Per la lunghezza della pasta. Avevo messo un nome era tipo, ma anche per gli inglesismi, insomma, avevo messo un nome dei nostri, un nome dei nostri. Vabbè, dai, dopo me lo dici, dopo e me lo quindi dici. Niente, dai. Poche chiacchiere, direi di iniziare e continuiamo nel processo creativo a raccontare qualche avventura delle nostre. Aspetta, perché adesso le chiacchiere servono proprio per leggere gli ingredienti. Vai Paolo. Leggo io allora. Usiamo pasta TDE, olio, terre dell'Etruria, sale, pepe, aglio, pecorino toscano o parmigiano stagionato. Poi abbiamo degli asparagi. Hashtag TDE. Esattamente, siamo tornati più carichi che mai. Il tuorlo delle uova, più o meno 3 a persona. E il poi tartufo. Del tartufo, tartufo nero. Ci tengo a dire che tutti i prodotti, escluso naturalmente il parmigiano usato in grana padano, ma avrebbero anche il pecorino, tutti i prodotti con il quale andremo a realizzare questo piatto sono prodotti Terre dell'Etruria, a iniziare da questi fantastici spaghetti della linea La Tosca, che è una linea fatta per l'appunto da loro, ma ci arriviamo. Ma ti fa bene a te la primavera, eh? Sono carico come un treno, ho come un treno oggi, no dai. A parte le battute, come si fa questa pasta, Carlotta? Soprattutto veloce come un treno. Sì, a proposito di veloce, io devo avere una buona memoria. Hai messo l'X2 mentre parte. Esatto. Ok, buona memoria, ti aiuto io. Dai, che mi aiuti? Due, vediamo se ci riusciamo in due. La pasta cuoce in 11 minuti, ma noi dobbiamo buttarla prima perché la faremo risottare. Quindi a 5 minuti dall'inizio della... Fine? No, all'inizio della trasmissione, quindi tra 4 minuti la buttiamo più o meno. Cioè, da 5 minuti calcola dalle fine. Ho fatto un po' di casino. Come si fa? Abbiamo lavato i nostri asparagi per delle frulle. Questa è l'influenza del Tachini. Influenzata, cioè influenzata. Anzi, guarda, sai che po', te lo do subito. Ho fatto un regalino per come te. Come riesce a confondermi lui? Questo regalino, è un regalino. Regalino. Questo è per te e questo è per la Dile. La settimana prossima lo porto anche per chi mi ha censurato, eh? No, ci tenevo a dirvelo. Questo qui è una giardiniera che facciamo noi. Questa etichetta è fatta dalla Greta, mentre l'etichetta di sopra è fatta... Ha detto, lo porterò, ha lo porterò. Detto che per la prossima settimana lo porta anche per te. Promesso. Ci sarà anche per te. Promesso, ma bannato. Guarda, ma sei... Non ci sarà una prossima settimana. No. Chissà. Comunque, volevo dire, a parte le battute, no, perché grazie. Ci tengo veramente tanto, è una giardiniera realizzata da me come l'officina del Marini. Però, come vedi, l'etichetta molto futuristica, stile giapponese, e anche il bigliettino sono fatti da due designer belli e famosi. Il bigliettino è fatto dalla Greta. È il bigliettino che parla di quello che c'è dentro e quello che... La dolce metà del la mia nostro dolce metà. Paolo. Mentre la parte superiore è realizzata da un artista del quale ho già parlato qui in trasmissione, sì, che è Puro. Sì, indossavi le sue magliette, vero? Esattamente. E quindi niente, abbiamo ricordo fatto... ricordo tutto. Sei la number one. Abbiamo fatto questa grazie. Collaborazione... Troppo gentile. Per, insomma, per spingere un po' tradizione giapponese e tradizione toscana che si mixano. Andiamo avanti. Olio abbondante. Procediamo. In una padella, possibilmente okay. antiaderente. Questo è un olio fantastico,
un olio Terre dell'Etruria. Come vedete, se volete saperne di più, girate la confezione. La nostra Lori, a te ti banna, a me mi sposta. A me la Lori, ragazzi, ci bacchetta quando siamo insieme. Allora. Siamo, no? Gli alunni all'ultimo banco, no? Io e la Carlotta siamo gli alunni all'ultimo banco, no? Quelli Daghini, comparini, fate seri. Infatti ancora non ho capito che devo stare ferma, buona, zitta sulla X. Vabbè, ma perché siamo artistici. Vedi? Oggi sono così, non per altro, perché da stamani mi sono alzato prestissimo, è da stamani che corro per inventare, fare questa ricetta, quindi sono molto gasato. Perché siamo allegri, anzi, no? Siamo felici, esatto, di essere in diretta insieme. Quando c'è il nostro Paolo io sono sempre felice. E io sono felice di essere qui quando ci sei te, quindi sempre. Allora, padella calda, olio, lo facciamo scaldare e andiamo a mettere i nostri asparagi. Mm-hmm. Nel frattempo gli diamo una piccola spadellata, anzi nel frattempo e diamo anche un po' di sale. Posso fare un ringraziamento, visto che stamani mi sono venuto incontro, come vi ho detto io tutta la settimana che corro, stamani ero in delle condizioni che sembravo veramente uno scappato un pazzo, no? Ragazzi, devo dire che il mio amico Alessandro Domedari, che ci sta guardando ora, per quello lo saluta, è una sorpresa. Aspetta, m'ha fatto aspetta, c'era qualcosa di diverso. Certo, e quindi volevo salutare il grande Drome e la Valentina, che è la sua ragazza, lavorano insieme. Ragazzi, quindi, Alessandro salvato. E Valentina? Il Drome, basta dire così. Il Drome e la Valentina. Ok. Perché e già che ci sono, dove si trovano? A Pistoia? Loro sono a Pistoia, okay. Ma già che ci siamo, perché tante persone guardano il programma, guardano te, poi amici miei che hanno iniziato a guardarlo, guardano noi, quindi di solito saluto sempre i nonni della Greta, che risaluto. Li risalutiamo. Ciao Ale, ciao Graziana, ma ci tenevo i anche i nonni della Greta. Il tuo fan numero non uno. Non devono mai mancare. Assolutamente no. Anche la mamma che ci sta guardando. Però vorrei salutare anche Enzo e Monica da Prato, che è 3-4 settimane che gli dico vi saluto, e invece mi ricordo sempre. Quindi abbiate pazienza. Ragazzi, grazie a tutti, sono contento di avere tante persone che comunque mi sostengano in questo lavoro, quindi insomma fa piacere. Te lo meriti. No, mi commuovo quasi. Te lo meriti davvero, Paolo. Comunque. Perché ci sta, dai. Lo sai, no? Io vengo a trovarti. Sì, assolutamente. C'hai sempre quell'occhio di riguardo che serve sempre per il cliente. Come diciamo sempre. E non è assolutamente scontato. No, è come, esatto. Ma come ti comporti, cioè, la senti tua, no? L'attività. Sento mio, diciamo, il cliente. Il no? cliente. Il rapporto con il cliente è fondamentale, perché come era fondamentale buttare la pasta, se no. Il rapporto al cliente, dicevo, è fondamentale, perché cioè il cliente comunque sia, diciamo che non affida la sua vita nelle tue mani, non siamo medici, però diciamo che affida il suo tempo libero nelle tue mani, no? Il suo spazio, la sua serata libera, i suoi soldi, perché comunque, ragazzi, i periodi sono quelli che sono, non tutti hanno miliardi da spendere, quindi a volte il con una cena uno se ne priva. Star bene, no? Quindi, di conseguenza. Esattamente. Perché e quindi, capito, non è scontato, no? E quando posso cerco sempre di trattare il cliente meglio che si può. Quindi grazie per averlo notato. Niente, torniamo alla ricettina. Ellino, Paolino. Grazie a tutti. Prometto di tornerò presto a ci trovarti. Sì. Oh, allora. Io mi stavo riavvicinando, niente, torno indietro sulla X. In punizione. Come dicevo, la nostra... Tanto che mi stavo talmente emozionando. Sì, che un abbraccio. E invece niente. Allora, ho alzato al massimo la padella, come vedete è giusto un minuto che stanno cuocendo. Cosa facciamo? Allora, dai proprio le indicazioni dei numeri. Allora, sulla padella siamo sul 7. Siamo sul 7, quindi un bel fuoco alto. Ora lo alziamo ancora, dopo 2 minuti di cottura, diciamo, e andiamo a sfumare con un goccio di vino. Dopo 2 minuti passiamo al 9. Esattamente. Io ho sfumato col vino, ma un consiglio che vi do, mi è venuto in mente mentre preparavo questa ricetta, un consiglio che vi do magari anche il limone. Perché come sapete gli asparagi, perché gli asparagi si condiscono sempre con olio e limone, no? Stanno molto bene col limone, il vino ci darà una parte acida, il limone darebbe una parte acida molto più marcata, che comunque ci starebbe molto bene, quindi io ve lo consiglio. Ok. Poi fate vobis, come si suol dire. Allora, i nostri asparagi sono pronti, cosa facciamo? Spegniamo e andiamo... Comunque. Riuscirai sicuramente ad accontentarmi, perché gli asparagi li adoro. Ti piacciono? L'uovo mi piace tantissimo e anche il tartufo. Quindi
Allora, un connubio sicuramente vincente. Andiamo ad abbassare i nostri spaghetti, che come vedi non serve Basta non spezzarli. Esattamente, li andiamo a abbassare. Abbiamo fatto stemperare leggermente, come vedi l'olio non schizza più. Asparagi. E andiamo a fare questo passaggio qui, che è fondamentale. Guarda. Mm-hmm. Ok. Andiamo a prendere un colino. Quindi serve un colino e... Padella. Ovviamente. Un contenitore sotto. Andiamo a scolare l'olio in eccesso. Certo. E mettiamo praticamente a parte i nostri asparagi. Io me ne ero già preparate qualcuno. Li mettiamo qua e il nostro olio lo lasciamo qua. Anzi, guarda, così ce li abbiamo vicini. Servirà poi quell'olio? Ora ti faccio vedere. Quindi andiamo a prendere un goccio d'olio al tartufo, ma voi potreste anche, visto che abbiamo detto usiamo il tartufo, questo è un olio al tartufo fatto da me, ma va bene anche l'olio che avete scolato, lo andiamo a rimettere nella nostra padella e andiamo a creare questo shock con dell'acqua calda. Quindi andiamo a prendere un mestolo. La padella è già calda. La padella è già calda. E andiamo a creare questo shock così che i grassi dell'olio si emulsionino con l'acqua. Andiamo a salare leggermente, perché qui andremo a cuocere la nostra pasta. Nel frattempo che la nostra pasta, come vedi, cuoce e la nostra salsa sta facendo questo effetto crema, se avete questo, se avete del tartufo, potete grattarne pochino pochino dentro. Io, come vedete, mi sono preparato con delle scaglie di tartufo avanzate quest'olio fatto in casa. Ce lo vado a mettere, ma ricordatevi, è uno spreco di base questo, perché il tartufo, se fresco, non va mai cotto. Io il tartufo l'ho qui dentro, anzi ci tengo a farvi vedere questa cosa. Se la regia mi aiuta, prometto che non lo muovo. Allora, questo è del riso, no? Sì. Praticamente. Così sembra. Esattamente. Come mai lo faccio vedere? Perché per mantenere il tartufo... Guarda, non ti disturbo oggi, lascio parlare te perché stai andando talmente veloce questo, che... Ti fa girare la testa. No, 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 guarda, come vedete il tartufo lo tengo all'interno del riso e in frigorifero. Perché? Come sapete il riso tende ad asciugare le parti umide, l'umidità. L'umidità porta batteri, permette la fermentazione. Il tartufo una volta lavato, senza lavarlo, cioè va pulito, una volta pulito e ben asciugato, quello che consiglio di fare è sempre di metterlo... Inserirlo dentro una ciotola di riso per e quanto tempo all'incirca? Finché non lo usate. Poi considerate che ha una vita media in frigo di 10 giorni, però la base è quella. Ok. Allora, quindi nell'arco di 10 giorni comunque sia va consumato. Esattamente, bene. Assolutamente anzi. Bene. Quindi io mi sono portato un attimo avanti, ho già grattugiato nel frattempo. Ok. Del parmigiano... E ho tre uova, tre grossi d'uova, visto che siamo una persona, abbiamo, se avete delle uova a pasta gialla ancora meglio, io me le sono fatte portare da Terre dell'Etruria, sono delle uova a pasta gialla, sono proprio naturali, hanno questo colore non giallo chimico esplosivo, ma sono uova di qualità. Andiamo a grattugiarci un po' di pepe, ok? Sì. Poi andiamo a mettere... Sale? Esattamente. Un pizzico di sale, se usate il pecorino mettetene veramente poco. E andiamo a mettere del parmigiano. Parmigiano. Scommetto che ti ricorda una ricetta. Questa crema qua. La cacca. Carbonara. Brava. L'olio che ci siamo messi da parte, che è sempre che è sempre a una temperatura non altissima, lo andiamo a mettere all'interno della nostra, diciamo, crema, dai, possiamo chiamarla tipo crema simil carbonara. Questa servirà. Crema simil carbonara. Lo sapete bene, non carbonara. Sciogli lingua. Non sono gli ingredienti della carbonara, però li ricordano, ecco, come procedimento lo ricorda molto. Quindi diamo una girata, poi intanto andiamo ad allungare con un po' d'acqua ancora. Ok. Con l'aiuto di un altro po' di olio che ci siamo lasciati da parte, sì, andiamo ad aggiungere ancora un po'. Eccolo qua l'olio non buttato, ma anzi esattamente riposto da parte. Perché? E riutilizzato. Perché? Perché contiene parte del vino, della parte zuccherina del vino e acida che ci farà rendere questo tuorlo più cremoso, e poi contiene il grasso e il sapore, gli oli essenziali, diciamo, della nostra verdura,
che, come dici bene, no? In cucina non si butta via niente, ma anzi noi andiamo a rubare. Come vedi, abbiamo, non abbiamo lavato la padella per rubare il sapore che era rimasto nella padella dal del, insomma, del nostro olio. Abbiamo rubato l'olio per riusarlo dentro i nostri, le nostre uova, cioè abbiamo letteralmente rubato i sapori. Ti senti anche un po' Robin Hood oggi. Esatto, io sempre Robin Hood. Da Dante a Robin Hood. Oggi sono camaleonti. Mi stavo per rovinare tutta la scenetta. Bene, aggiungete un goccio sì. d'acqua, mm-hmm. non deve essere grumoso, quindi come vedete sta venendo liscia. Girate sempre nello stesso verso, così vi fate i muscoli e diventate Mister Olimpia. Quindi. Che fisico che ho, grande uomo, già, grande già. Personaggio. Grande davvero, tutte e due. A me la gente che ispira la propria vita nella passione li stimo. Sarà perché è una cosa che faccio anch'io nel mio mestiere, che ci tengo molto. E quindi chi ha un obiettivo e lo persegue, per me va rispettato. A prescindere da qualsiasi cosa. Assaggiamo la pasta. Gli auguriamo, insomma, che il massimo, che riesca, esatto, ad ottobre. Anche se secondo Mister me, Olimpia. Dirò una cosa, passami il termine, banale, no? Che però non è mai banale. No, niente è banale. Chi fa quello che ama, chi si mette in gioco, insomma, vince sempre. Questa è un po' una frase da uno che guarda Fast and Furious, Vin no, Diesel, in realtà Facebook, le raccontiamo, però è la verità. Le raccontiamo sempre queste storie, che c'è sempre alla base. No. Coraggio, no? Coraggio, certo. Del primo passo, bisogna farlo questo primo passo. Se non poi si fa il primo passo, non si va da strada facendo. Esatto. Però fatelo questo primo passo, perché poi le soddisfazioni arriveranno. Per e forza. Soprattutto la felicità, no? Perché è importante fare ciò che si ama. È importante stare in movimento. No, è vero, pensaci un po', no? Non fermarsi, andare avanti, rischiare, sbagliare. Vero. In cucina è la stessa cosa. Come vedi, mi hai detto prima, no, stasera ti muovi, non tu sta fermo un secondo. È importante stare in movimento. Bene, allora, la nostra pasta è quasi cotta, la scoliamo un po' al dente, mancano 5 minuti, ci andiamo a preparare la mise en place per portarsi avanti sull'impiattamento. Sì. Quindi andiamo a prendere i fantastici piatti. Okay. Lo scegliamo bianco oggi, dai, poi ti spiego perché. Sì, questi, i piatti ho già capito perché lo scegliamo. Perché, allora vediamo. Sì. Ci tengo a dirlo, sono i piatti delle porcellana di Michelucci, quelle okay. da Pistoia in via Wozzi 3, miei amici, miei colleghi, miei, diciamo, sponsor, perché mi regalano tanti piatti fantastici da utilizzare, quindi saluto Giulia, saluto Luciano e saluto Luca. Quanti saluti. Oggi sono tutta a salutare, via. Paolo, non c'entra niente, possiamo dire il nostro argomento, soprattutto nel pre-puntata, pre-cucina? Mi sono perso, il nostro argomento. Cosa si parlava? Di? Aiuta. Cosa mi hai fatto vedere? Cosa mi hai mostrato? Ah, i miei animali, Paolo. No. Te mi hai mostrato Paolo. Il mio gatto. E Paolo. Di conseguenza Paolo, no, lo chef. Però devo dire una cosa. Ti ha tenuto a mostrarmi quello che è stato il tuo primo animale. No, non è stato il primo, però sì, è stato il mio ultimo, anzi, diciamo, animale particolare. Michelangelo. Sì, un artista, diciamo così. Era il mio maiale da compagnia. Avevo... Ha avuto un maialino, Paola. Un maialino, insomma, era 96 kg. Ecco. Però, diciamo, era un vero porco, nel vero senso della parola. No, la razza è quello, scientificamente si chiama così. Però, era un personaggione, sì, quando ero più giovane. Quindi no? Andate a sbirciare le storie in evidenza Anzi, di nostro Paolo. Andate per a dare un'occhiata al Michelangelo. Profilo. Chef Paolo Daghini, date un'occhiata al telericette, ci sono le storie in evidenza, scoprite chi è il grande Michi. Quindi anch'io oggi ho scoperto una cosa in più, ci tenevo a dirla. No, e almeno ora la sanno tutti. A questo punto ci tengo a dire una cosa anch'io. Effettivamente io l'unica storia che avevo visto bene il grande Paolo, il tuo gatto, quindi non io, era quando mangiava i miei gamberi in televisione, no? Sì. Che li aveva visti. Però devo dire che è veramente un bel gatto. Il mio gatto Paolo, innamorato di Paolo mentre cucina. Perché gli fa sempre gamberi. È gamberi. Una scena, cioè, proprio non si può scordare, vero? Io me la ricordo ogni scena tanto. Scena memorabile. Anzi, sì, me la rimandi, mi fa sempre ridere. Allora, ecco perché abbiamo scelto un piatto bianco. Te dirai, cos'è questa crema verde? Dillo. Cos'è questa crema verde? Paolo. Dimmi. Cos'è questa crema verde? Con la parte più dura degli asparagi che abbiamo saltato prima, abbiamo fatto una crema di asparagi, frullandola semplicemente. Quindi
recuperare, rubare sapore, no? Certo. Tutti i trucchetti che richiama abbiamo detto il prima. Sapore. Esattamente. Bellissimo. Allora, ci sta. La nostra crema è pronta. Messa. Andiamo a preparare un po' di formaggio per la mantecatura. Ok, per poi adagiare i nostri spaghetti. Esattamente. Sulla poi crema, andiamo no? a prendere il nostro tartufo. Questa è una polvere ad essere grattugiato. Questa è una polvere di tartufo. Mm-hmm. Poi prepariamo asparagi pronti. Perché per lavorare bene bisogna prepararsi la famosa mise en place, no? Crema la messa pronta. In posa. Sì. Crema pronta, cosa ci manca? I fiorellini. Andiamo a prendere, visto che è stagione, anzi, poi visto oggi, oggi in questa prima giornata di primavera. Infatti, guarda, vogliamo insegnare un piccolo trucco di cucina? Sì. Del rosmarino non è buono solo il rosmarino, ma sono buoni anche fiori. I fiori. Se la regia ci aiuta, quella dove noi arriva tocchiamo. Il profumo. Questi sono fiori di rosmarino, che quindi tanti dicono, vorrei fare le foto con i piatti, no? Con i fiori, ma non... Questo è il trucco per averli. Sono fiori ovviamente fiori edibili. Assolutamente sì. Bene, la nostra pasta è pronta. La andiamo a scolare in una boule. Ok. Se c'è bisogno dell'acqua, naturalmente a questo punto non usate l'acqua del bollitore, ma cercate di usare questa acqua qui che, come vedete, è piena di olio, amido e... Olio, amido e ora non mi viene tartufo. Bene. Quindi procediamo. Andiamo. Ci stiamo avvicinando alla chiusura. Perché ci avviciniamo alla famosa ora X. Ma andiamo a mantecare o a risottare? Risottare l'abbiamo risottata prima. Mantecatura è questo passaggio qui. Ok. Quindi guarda che bel colore giallo che prende la nostra pasta. Sì. Eccola qua, senti che profumo che manda, la giro un po' perché sennò ho paura di schizzarti e poi ti faccio annusare. Eccola, annusa che buon profumo. Mamma mia, si fa mangiare. Ultimo minuto, invitante. Siamo al giro di boa, quindi... Ci siamo. Andiamo a mettere, spengiamo. Procediamo, Paolo. Mettiamo un goccio di parmigiano. Ok. Finiamo la mantecatura. Ok. Andiamo a prendere... Sì. Nostre pinze. Bene. Andiamo a prendere. Guarda, io sono pronta. Posso farlo io questo chef? Assolutamente sì. Prima pronta, però dobbiamo, te lo dico. Una mano. Prima dobbiamo mettere. Prendi un cucchiaio. Io cucchiaio. Al volo e ci siamo, davvero un secondo. Ok. Andiamo a mettere la nostra. Lo sai vero che hai 10 secondi? Meno, guarda. E asparagi. Asparagi. Ma che meraviglia, che meraviglia. Fiori e polvere. E tocco finale. A me il tocco finale. Ma guardate che meraviglia. Chiudo il programma e assaggio tutto. Non vedo l'ora. Vai. Paolo, grazie per essere stato con noi. Siamo al photo finish oggi. Siamo stati bravi. Bravissimi. A prestissimo, Paolo. A presto, Carlotta. E un saluto a tutti i tadaisti. Con voi, tadaisti, l'appuntamento domani, 17.15, puntualissimi, e adesso spazio all'informazione al nostro TG della Toscana e il TG38. Ciao e buona sera a tutti voi.